Grazie Presidente, grazie Salvo, grazie alla Wilcom, tutta la segreteria, grazie a tutti voi. Visto che mi avete fatto questo omaggio, vi voglio cominciare sulla questione dello sport, perché ogni tanto mi chiedono: ma come mai tu che sei siciliano sei tifoso di una squadra del nord? A parte che prima Bossi e Salvini non c'erano. Ma ho spiegato che per moltissimi anni le squadre siciliane non erano mai in Serie A, quindi c'era l'esigenza di avere una squadra per cui tifare. Poi un anno addirittura improvvisamente abbiamo avuto 3 squadre siciliane in Serie A: Palermo, Messina, Catania, più Inter, io vincevo ogni settimana. E poi ho cominciato un periodo che mi ha richiamato alle mie funzioni di sindacalista. Io mi sono sempre schierato per i più deboli. L'Inter in questo periodo è più debole degli altri. E quindi quando sono stato eletto, questa ve la racconto pure così, e dopo di me fu eletto Mattarella Presidente della Repubblica, Papa Francesco mi ha chiamato, mi ha detto: ma voi siciliani che volete fare? Io ho detto: non si preoccupi lei, a me basterebbe che lei pregasse perché la mia squadra vincesse lo scudetto. Mi ha detto: va bene, vediamo. Mi ha richiamato, mi ha detto: non si può fare. Mi ha detto: perché? Perché dice: mi hanno spiegato che la sua squadra vince lo scudetto a ogni morte di Papa. Comunque rimango sempre interista, anche perché avevo capito che se tifavo per la Juventus avrei tifato per il mio datore di lavoro. Se tifavo per il Milan ero con Berlusconi. Ho preferito rimanere interista, che aveva dei presidenti socialisti che poi furono arrestati pure durante Tangente. Lo sport è bello. E però l'altro giorno al congresso delle Poste a Solari, che aveva parlato di avere, diciamo, un'idea, un'utopia, e diceva che per lui l'utopia era andare sempre nella direzione dell'utopia, della direzione giusta, anche se non arrivava mai. È come la storia di De Coubertin: l'importante è partecipare. Ma vincono gli altri, e se vincono gli altri perdiamo noi, quindi l'importante è partecipare, ma l'importante è anche vincere qualche battaglia in questo paese, in questa Europa. E allora, ora fatta la premessa un poco ingarbugliata da questa, voglio ricominciare col dire che da ragazzo pensavo a un paese che si avviava verso un'economia più forte, dei diritti. Io ho cominciato a lavorare nel 60 e gli anni 70 fino a tutti gli anni 80 sono stati anni di conquiste, dallo Statuto dei lavoratori nel 70 ai consigli di fabbrica che abbiamo creato, alle rivendicazioni salariali, al fatto che prima non ci potevamo permettere tante cose e a poco le abbiamo conquistate. E quella fotografia era una buona fotografia. A me ogni tanto mi dicono: ma lei è ottimista? Certo, uno che nasce a Termini Imerese, da famiglia proletaria, se non è ottimista come finisce qua? E però l'ottimismo era basato sulla capacità delle lotte che facevamo. Poi è prevalsa un'impostazione che sembrava
che i diritti acquisiti nessuno li poteva toccare. Non è così. Quando possono, quando i rapporti di forza cambiano, ci cercano di toglierci tutto quello che sono stati costretti a darci. E se nel mondo il solo 5% della popolazione mondiale detiene più del 50% della ricchezza mondiale e gli altri si devono distribuire il resto, anche il sindacato non ha svolto in questi ultimi 25 anni il lavoro di ridistribuzione della ricchezza nel mondo. Quindi dobbiamo cominciare a pensarci seriamente e ci penseremo per il rinnovo della Segreteria Generale del Sindacato Mondiale, così come abbiamo pensato qualche anno fa a rinnovare la Segreteria Europea con un nostro iscritto, con un nostro dirigente, Luca Visentini. E lì abbiamo battuto i tedeschi 6-0 nella votazione. E i tedeschi sono di nuovo mischiati nella situazione per il congresso del sindacato mondiale. E noi dovremmo dare sovranità a questi sindacati. Perché vedete, il vostro è un settore che quando era al massimo della propria rappresentazione sembrava il settore del futuro. Telecomunicazioni, i call center, li hanno trasformati in settori di precarietà. Questo significa che non sempre il futuro può essere rappresentato in maniera rosea. Oggi abbiamo le piattaforme digitali. Anche queste si stanno preparando a diventare un elemento di sfruttamento. Mi spiegano che abbiamo impresa 4.0 e i giovani imprenditori mi dicono ed esaltano queste piattaforme digitali. Oggi si possono fare più soldi con le piattaforme digitali che con le piattaforme petrolifere. Però quali sono le piattaforme che ci stanno proponendo in questo paese? Quelle per mandare i riders in giro per le vie di Roma con la bicicletta senza assicurazione e magari a farsi ammazzare a 3 euro l'ora? Quello di mandare giovani e giovani a fare babysitter a 5 euro l'ora? Quelli di mandare consegnare le merci a 5 euro l'ora, quello di fare badanti o le badanti a 5 euro l'ora. Questa è impresa 4.0, questo è sfruttamento e intermediazione parassitaria 4.0. Questo è il nuovo caporalato 4.0 e domani glielo spiegherò all'Assemblea di Confindustria, visto che stasera passo dai pensionati e poi vado. Io ho apprezzato molto la relazione di Salvo, anche con la passione che l'ha svolta, ma quella è una caratteristica di una razza bastarda quale siamo noi siciliani. Bastarda perché sono passati tutti di là, e però siamo più resistenti. Dovete pensare che io, per esempio, sono venuto fuori con un fisico arabo e una mentalità normanna. Se veniva al contrario. Se veniva al contrario era meglio, però. Mio suocero era biondo, con gli occhi celesti e alto 1,90 m. Ma guardate, dobbiamo riprendere quello che è il ruolo del sindacato, che spesso è stato smarrito, l'ho detto 4 anni fa. Noi avevamo perso credibilità perché avevamo smarrito quello che è la funzione di un sindacato che proviene dalla società di mutuo soccorso. Noi siamo nati per difendere i più deboli, per questo sono interista. E dobbiamo fare in modo di stare in mezzo ai lavoratori. Noi per molti anni siamo stati percepiti come troppo vicini alla politica,
dei partiti, delle istituzioni, dei governi e non a svolgere il ruolo di rappresentanza reale di ciò che rappresentiamo. Noi non rappresentiamo tutto il mondo, noi rappresentiamo i lavoratori, i pensionati e i giovani in cerca di lavoro. Mettiamocelo in testa, e il nostro paese non è a maggioranza di lavoratori, pensionati che riguardano il mondo del lavoro e diciamo giovani che possono essere rappresentati dal sindacato, perché se prima non entrano al lavoro diventa pure complicato rappresentare. Ci dicono si blocca il turnover, non si fanno assunzioni, c'è la crisi economica, si licenziano, dice il sindacato non rappresenta i giovani. Dove sono? Vediamo di metterli al lavoro e poi vediamo se li rappresentiamo. Ma noi siamo questi e ho cercato di dimostrare personalmente che vado in giro a fare le assemblee con i lavoratori. Quando Renzi è andato a fare l'assemblea con gli azionisti della Banca d'Italia, io sono andato con gli azionisti della Ferrari. Io sono andato alla Ferrari a fare l'assemblea con i lavoratori, ognuno il suo ruolo. Oggi alla Ferrari siamo il primo sindacato, oltre che alla Maserati e in tante altre realtà. Da dove sono passato? Perché bisogna parlare con i lavoratori, con i pensionati, con i giovani. Non ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani. Perché se tu parli ai, significa che gli stai dando la tua verità. E bisogna evitare di scansare i lavoratori, bisogna andare nelle assemblee, parlare sempre con loro, anche delle cose più complicate, non scansare manco le domande difficili. I lavoratori non ci rimproverano di una battaglia persa, ci rimproverano di una battaglia mancata. Questo è quello che dobbiamo evitare. Noi ci siamo divisi nel mondo fra i no global e i globalisti. Ci siamo dimenticati che dovevamo chiedere di controllare la globalizzazione e regolarla. Oggi non c'è paese al mondo che abbia delle leggi per regolare la globalizzazione. Le multinazionali fanno il bello e il cattivo tempo dappertutto e noi non possiamo contrastare una multinazionale. Dicevo a Canicattì, non lo dico più, perché mi telefonano da Canicattì per dirmi ma perché ce l'hai con noi. Bisogna contrastare la globalizzazione in maniera da evitare lo scempio che stanno facendo. E abbiamo detto che è ora di smetterla, che arrivano nei nostri paesi, in Europa, si insediano, utilizzano tutte le forme di sovvenzionamento locale, regionale, nazionale, europeo e nonostante le aziende hanno profitti, stabiliscono a un certo punto di delocalizzarsi in un altro posto europeo dove vanno a riprendere i contributi locali, nazionali, europei. Se se ne vanno, prima di andarsene, in un paese democratico come il nostro, in un'Europa democratica come la nostra, bisogna che restituiscono il maltolto che si sono presi negli anni precedenti. Bisogna colpirli nel portafoglio. L'unica cosa che sentono è questa, tutto il resto diventa. E guardate, abbiamo avuto pure Telecom, una di queste, la svendita dei gioielli di famiglia. Quando ero in Sicilia c'era la destra che parlava della privatizzazione e la sinistra che le faceva. E io dicevo, ma che me ne frega della privatizzazione? Noi in Sicilia siamo stati imprestati privati di tutto. Peggio di così. No, no, riescono a fare di peggio. Perché è complice una serie di manager italiani che sono i più pagati d'Europa e del mondo, anche quando fanno più danni possibile e immaginabile. Io ne conosco uno, perché proviene dalla mia stessa azienda di riferimento.
io ho lavorato alla Fiat, Luca di Montezemolo, è uno che fa la raccolta di liquidazioni. Però sono stato fortunato perché abbiamo preso la stessa liquidazione io e Luca di Montezemolo. 25 milioni. Solo che io me ne sono andato prima, quando c'era la lira. E vedete, una liquidazione di 25 milioni dalla Ferrari ci può pure stare, ma dell'Alitalia, dove se lo sono mangiata pezzo per pezzo, quello è inconcepibile che il nostro paese, possa sopportare. E allora, come vedete, c'è un sacco di cose da fare. Io ho un problema particolare, domani cercherò di spiegarglielo a quello di Confindustria. Ho avuto un nonno catanese, un nonno palermitano, non ho potuto vedere il derby perché non li ho conosciuti, perché uno è morto per incidente sul lavoro, caduta dall'alto, era un edile, e l'altro per malattia professionale, per le polveri del grano che veniva dal... tutte e due a 54 anni. Quindi c'ho nel mio DNA qualche cosa che mi dà fastidio a vedere tutta questa strage che si continua a fare in nome del profitto nel nostro paese. Mio padre è venuto meno a 68 anni, lavorava alla Calcestruzzi, quindi cemento, qualche cosa gliel'avrà danneggiato nel tumore ai polmoni, quindi... E se andiamo, abbiamo stabilito di fare il 1° maggio sulla salute e sicurezza sul lavoro, perché stava diventando una cosa incredibile il fatto che ogni giorno dovevamo assistere a questa strage. E siamo andati a posare una corona a Carrara, dove 111 anni fa, durante l'anno c'erano gli stessi morti che ci sono stati l'anno scorso. E in quella cava erano morti 10 lavoratori, di cui 2 erano bambini, uno di 13 e uno di 15 anni. È morto un altro durante questo mese passato. Io comincio a pensare che non è più sufficiente la prevenzione e la cultura della sicurezza se poi non viene applicata. Sono andato a un incontro col Ministro del Lavoro. I 240 ispettori del lavoro dell'INAIL, 240 in Italia, vi immaginate, ha promesso che ne assumerà altri 150, non so quando lo farà, lui che è stato per molti anni ministro della disoccupazione, poi del precariato, ma vediamo. E però l'anno scorso hanno fatto 23.000 controlli. E su 23.000 controlli nelle aziende hanno trovato 36.000 irregolarità, molte volte anche recidive. Il 68% delle imprese controllate sono illegali. Nella riunione, ve l'ho detto, sarebbe ora, visto che in questo paese abbiamo istituito il reato di omicidio stradale, di istituire il reato di omicidio da profitto nelle imprese che non applicano le misure di prevenzione. Una rappresentante delle aziende mi ha detto: Carmelo, fai il terrorista. E gli ho detto: voi ammazzate la gente, il terrorista sono io. Mi pare una cosa un poco complicata. Come vedete, in nome del profitto si sta facendo di tutto di più. Dobbiamo riprendere l'azione sindacale. Dobbiamo evitare di derubricare dalla nostra agenda la parola contrattazione e lotta. Un sindacato che non fa contratti e non fa contrattazione diventa una bocciofila, e nel nostro paese bocciofile ce ne sono un sacco.
E non vi preoccupate, la UIL da quando ha cambiato l'impostazione politica nel senso di dire noi vogliamo essere lontani dalla politica dei partiti e delle istituzioni, ma non dalla politica che serve per i lavoratori, i pensionati e i giovani. Noi godiamo di ottima salute. Io lo andavo dicendo in giro, questo stesso congresso si vede, godiamo di ottima salute e anche di voglia di partecipare. Altro che dice Solari che spera che ci sia la partecipazione. La partecipazione della UIL è negli anni e continueremo ad andare avanti così. Non siamo più secondi a nessuno. Guardate, voi siete sindacato della comunicazione. Io vado dicendo in giro, perché da quando c'è Papa Francesco, che è uno dei pochi cattolici sindacalisti praticanti, io che sono mezzo ateo ho quasi ritrovato una condizione mistica. Pensate che adesso per poter partecipare a tutti i congressi, anche quelli più piccoli, più lontani, gli mando un video o una telefonata, quindi il dono dell'ubiquità lo sto superando. Quando sono a Roma e piove cammino sulle acque. Però nel mondo della comunicazione mi pare che sia stato qualcuno dei vostri che mi ha ricordato che il primo comunicatore è stato Dio, che ha mandato 10 tweet a Mosè e ha fatto 10 comandamenti che sono di 140 battute l'uno. E però poi ha detto, poi vi manderò Gesù che vi spiegherà le cose che dovrete fare. E mandò sulla terra Gesù con 12 RSU. Di cui uno era della CGIL. E quello che diceva sempre sì, Pietro era della CISL. Però la maggioranza era della UIL. E da più di 2000 anni hanno professato una religione. Come vedete, noi abbiamo speranza di poter stare nei prossimi migliaia di anni a professare il nostro credo sindacale per poter, diciamo, superare le condizioni che oggi ci vedono in difficoltà. E 4 anni fa nessuno, quando Renzi mi vide la prima volta, mi disse, ma lei chi è? E io gli dissi, imparerà a conoscermi. L'ha imparato. Guardate, oggi mi chiedono cosa ne pensa di questo nuovo governo. Io sono ad aspettare nei fatti cosa questo governo. Ancora nemmeno voglio commentare il contratto, perché il contratto firmato poi c'è l'applicazione. Quindi bisogna vedere cosa pensano di applicare. E anche perché in uno studio che mi è stato presentato a CNEL, mi hanno spiegato che i nostri iscritti hanno votato un terzo per il centrodestra, un terzo per il centrosinistra e un terzo per 5 Stelle. Noi siamo unitari. E siccome non voglio far pensare che sia un sindacato il nostro di schieramento, ma noi siamo un sindacato di merito e di contenuti e ci batteremo sempre per far prevalere il merito e i contenuti rispetto alla propaganda e alle cose che vengono proposte. Come vedete, noi siamo pronti al confronto. Si è detto che non c'è niente sul mezzogiorno, sarà un problema di ora legale. Il mezzogiorno non è più un mezzogiorno proprio, e però noi abbiamo delle proposte.
La UIL ritiene che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno deve essere riproposto, non perché siamo nostalgici della cassa del Mezzogiorno o delle imprese pubbliche, ma noi dobbiamo, la Francia e la Germania, quando c'ha qualche problema, pubblicizza quello che gli pare e resistono anche alle scalate che vogliono fare i paesi altri europei. Ma io a 13 anni ho fatto un anno di lavoro regolarmente in nero. Regolarmente perché allora ci si metteva in regola a 14 anni, quindi fino all'anno successivo. E ho lavorato in una cooperativa di pescatori di Termini Imerese, perché ero avendo fatto la scuola dei poveri, l'avviamento professionale, che poi l'hanno abolito perché dice che era classista, però si insegnavano 5 materie in più della scuola media. Una di queste era la dattilografia. Io ho imparato a scrivere a macchina all'avviamento professionale. E come per quel tempo ero un informatico. E in quella cooperativa dei pescatori, che faceva da cassa fra gli armatori e i rigattieri che compravano il pesce, c'era anche un consulente che faceva le pratiche per la cassa per il Mezzogiorno, per rinnovare tutta la flotta peschereccia di Termini Imerese. Allora la cassa del Mezzogiorno erogava il 75% a fondo perduto. Si facevano le fatture, noi facevamo il progetto, io battevo a macchina dalla mattina alla sera e si gonfiavano le fatture del 30%, perché così si recuperava quel 25% che mancava e il 5% che serviva per spingere le pratiche alla Cassa del Mezzogiorno, perché allora le pratiche si spingevano a mano. E però in quel periodo la distanza fra il sud e il nord è diminuita, perché avere fatto una flotta peschereccia per molti anni ha comportato una ripresa economica di Termini Imerese. Poi ci hanno spiegato giustamente che era una struttura corruttiva. E allora uno pensa, adesso la correggeranno, troveranno il modo di come evitare. Anche ancora oggi sulla sanità non abbiamo il prezziario generale in tutta l'Italia, una siringa costa diversamente fra Palermo e Milano. E uno dice, no, hanno eliminato la Cassa del Mezzogiorno, ma non hanno eliminato la corruzione. Non hanno eliminato la corruzione. Quest'anno sono andato all'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, il presidente della Corte dei Conti, Buscema, che pure è compaesano, ha spiegato che la corruzione è in aumento. Non basta un cantone, ci vogliono i 4 cantoni, perché questi giocano a fregarsi l'uno con l'altro. €60 miliardi di corruzione. Vedete, 111 miliardi, un miliardo in più dell'anno precedente di evasione fiscale, non lo diciamo noi, lo dice Confindustria e loro se ne intendono. 27 miliardi di usura e pizzo, non lo diciamo noi, lo dice Confcommercio, cioè 200 miliardi. Poco fa venivano dati i numeri dei bonus che si fanno per l'esenzione fiscale. Bastava dire che l'85% delle tasse del nostro paese le pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati di questo paese e non nessun altro. Come vedete, quando andiamo alle trattative ci spiegano, ma i sindacati chiedono sempre cose che costano soldi. E i soldi non ci sono. Avete assistito alla campagna elettorale? Ci hanno promesso di tutto, di più.
io mi aspetto che quelle che riguardano i partiti di governo mi spiegano alcune cose, ma sono paziente, non ho nemmeno fretta di prendere posizione. Io sono un sindacalista che con equilibrio cercherà di capire cosa vogliono fare. L'Ilva si deve mantenere, però si deve ristrutturare, deve essere cambiata. A me l'importante è che non mi mettono di fronte al dramma di scegliere fra morire di cancro e morire di fame, perché non so qual è la miglior morte, non vorrei né morire né di fame né di cancro. Hanno promesso di lavoro per tutti, quindi i nostri giovani sono a posto. Se non lavorano gli danno lo stipendio a casa, i nostri giovani sono a posto. Poi vorrò vedere chi è che andrà a lavorare dopo, se uno si abitua. Flex tax, riduzione di tasse per tutti, pure a quelli che non le pagano. Come faranno non lo so, ma cercheremo di capire qual è il meccanismo utile. Noi abbiamo chiesto una cosa semplice: far riprendere l'economia, dare prospettiva ai giovani, perché siamo a 1,30 figli a coppia. Sotto la parità c'è l'estinzione di una razza. Fra pochi anni, dal 2020 al 2040, nel nostro paese si perderanno 6 milioni di cittadini. Se per caso ci dovesse essere la ripresa economica, la ripresa delle imprese al nord, è meglio che Salvini si munisca di gommoni per andare a prendere gli immigrati. Altra cosa è la sicurezza. Ve lo dice uno che, essendo siciliano, abbiamo esportato mafiosi in tutto il mondo, ma abbiamo esportato lavoratori, gente che ha arricchito i paesi dove sono andati a lavorare nel mondo. Allora, come vedete, bisogna ritornare con i piedi per terra e discutere seriamente. Hanno detto che questo è un governo della Terza o Quarta Repubblica. I numeri si danno come capitano, quindi. Hanno preso un professore, io mi ricordo di un altro professore, che sembra della seconda monarchia, è un conte, si chiama Conte, quindi non. Spero che non sia come professore Monti. Vi ricordate, ci chiamò di domenica pomeriggio e ci disse: noi dobbiamo fare i compitini che l'Europa ci ha assegnato. Il paese è sull'orlo del baratro, io vi farò fare un passo in avanti. E noi che eravamo abituati con i governi lacrime e sangue, ci siamo beccati la Fornero, che le lacrime le ha messe lei e il sangue noi comunque. E noi abbiamo dovuto fare, gli ho detto al capogruppo di Salvini quando sono andato, perché la Camussa andava per gruppi parlamentari per spiegargli di migliorare l'ultima finanziaria dove c'erano i soldi per l'uscita flessibile delle pensioni, dove c'erano i soldi che riguardavano gli ammortizzatori sociali e dove c'erano i soldi per i contratti pubblici che dovevamo fare. Gli ho detto: dite a Salvini che quando c'ha 70 miliardi, perché 10 li abbiamo recuperati in due finanziarie, me lo dica, che io sono disponibile a dargli una mano per eliminare la Fornero. Ma se non c'è 70 miliardi, ci raccontiamo cose che non servono. Quindi dobbiamo discutere seriamente. Io sono per scadenzare come correggiamo l'errore di una Fornero che manda in pensione tutti alla stessa data, quando i lavori nel nostro paese non sono tutti uguali. E noi dobbiamo avere coraggio. Io sono andato in qualche acciaieria per spiegargli che anche nella stessa azienda chi lavora davanti all'altoforno ha un'aspettativa di vita, chi lavora al magazzino
vive di più di quello davanti all'altoforno. Giustamente si è alzato quello della Fiom che era del magazzino, dice ma allora io in pensione non ci devo andare? No, ci devo andare, ma prima devo tutelare quello che rischia di non arrivarci all'età della pensione. Quindi continueremo nella... Dovevamo fare, purtroppo, con la parabola dei 12 apostoli, penso che l'avrete capito, la CGL ha la mano anchilosata, non firma mai, e la CISL l'ha già firmato prima. Abbiamo fatto con il governo Gentiloni, prima con Renzi, che aveva i pizzini di Padoan in tasca, e il sottoscritto a Bari glielo ha fatto modificare, perché di pizzini ce ne intendiamo, non no. Dove nella finanziaria dell'anno prima Correnzi voleva mettere 5 miliardi per la previdenza e 1 miliardo e 3 per i contratti pubblici. Io gli ho detto che se lo metteva 7 miliardi e mezzo e 2 miliardi e mezzo non potevamo fare nessun accordo. L'ha fatto modificare, è stato il primo accordo che abbiamo fatto col governo Renzi dopo che aveva chiuso la Sala Verde, dopo che diceva che i corpi intermedi non servivano a niente. Io non manco mi preoccupavo perché dicevo io sono un corpo basso, che me ne frega, no? non parla di me. Hanno tentato di tutto. Ma io avverto il nuovo governo che attaccare il sindacato porta sfiga. Tutti quelli che l'hanno fatto sono scomparsi, noi siamo ancora qua. Quindi Susanna andava in giro per dire migliorate la finanziaria, andava in giro a dire per favore non peggioratela. Perché quando mettono mano sono pericolosi, no? Abbiamo ottenuto due commissioni che dovremo verificare con questo nuovo governo. Quella commissione per togliere l'assistenza dalla previdenza, che ci fa schizzare al Paese con l'incompatibilità economica di un sistema previdenziale, che depurato dall'assistenza passa al di sotto della media europea per le compatibilità economiche. Sono anni, 30 anni che ci andavamo appresso. Dovevamo festeggiare, la gente manco lo sa, perché la CGL non ha voluto firmare l'accordo. Gentiloni mi ha detto a Gothenburg, ma io perché vi devo dare questi soldi se manco volete firmare l'accordo? E aveva ragione, però gli ho detto perché è giusto. E quindi si è fatto carico di questa condizione. Ma quello che non ho... E l'altra commissione è quella tecnico-scientifica per stabilire quali sono i lavori usuranti e i lavori gravosi, perché in tutti i settori, ho detto, quindi anche nei vostri settori, ci sono lavori che non permettono alla gente di arrivare all'età pensionabile. E da quella commissione vedremo quali che dovremo inserirli fra i lavori usuranti e i lavori gravosi. Quella è la risposta seria di questo Paese. Non saremo noi a stabilire chi e come. E guardate, dovremo vigilare perché la Commissione adesso deve sviluppare il suo lavoro e apriremo la terza fase previdenziale. L'altra cosa, dopo aver fatto l'accordo con Confindustria, è di chiedergli che anche loro devono darci una mano rispetto alla vertenza fiscale che vogliamo portare avanti. Da Padova a Schioppa, vi ricordate, quando disse toglieremo il cuneo fiscale alle imprese e ai lavoratori. Alle imprese l'hanno tolto, noi ce l'abbiamo ancora. Non so se lo sentite. Anche questo comporta che abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa mediamente e i salari più bassi mediamente d'Europa. Gli ho detto al Presidente Boccia, quando abbiamo firmato quell'accordo, dovete darci una mano a farci abbassare le tasse sul lavoro, perché ci sono due soli modi per recuperare potere d'acquisto nel nostro Paese. Uno è quello della contrattazione,
e quindi dovete sbrigarvi a fare tutti gli altri contratti che mancano nei vostri settori, e perché non può essere solo una raccolta di firme. Se è necessario, mobilitiamoci, andiamo in piazza e dimostriamo che vogliamo rinnovati contratti. Non aspettiamo che ci regalino qualche cosa, perché non ci regalano niente, anzi devono vedere cosa toglierci. E Boccia ha detto sì, ha ragione, perché gli ho detto se non ce le dà il fisco una parte di ripresa del potere d'acquisto, ce le dovete dare voi con i contratti. Di fronte a questo consiglio, che non poteva rifiutare, mi ha detto che era d'accordo. Come vedete, abbiamo una stagione che si apre. A proposito, visto che ancora ho l'energia, ho detto nell'esecutivo che io mi ricandido a segretario generale della UIL. Il tentativo di mettere i giovani contro gli anziani, con Renzi ho avuto modo di farglielo capire quando portavo il proverbio Masai. Dice, Masai il proverbio. I giovani corrono veloci, gli anziani conoscono la strada. Assieme si può arrivare prima dove si deve arrivare. Questo è il nostro proverbio. Quando l'ho detto in segreteria, perché mi sono fatto fare prima un check-up, perché così come la UIL gode ottima salute nonostante la crisi, io godo ottima salute. Il professore mi ha detto che non c'ho nessun sintomo da sindacalista. Ho detto perché, che sintomi c'hanno i sindacalisti? Pressione alta, ipertensione, stress, gastrite. Io non ce li ho, li faccio venire agli altri. Quindi possiamo fare ancora un percorso. E bisogna farlo però continuando a rinnovare il sindacato. Vi ricordate da Bellaria? Se non cambiamo noi, ci cambiano gli altri. Se ci cambiano gli altri, ci fanno la loro immagine e somiglianza, potrebbe non piacerci. Quindi noi dobbiamo avere meno burocrazia. A me mi dicono che mi avevano detto che dovevo stare a Roma dietro la scrivania. Il rischio che ho corso è che trovavo qualche abusivo, perché non c'ero mai. Bisogna stare in mezzo ai lavoratori, pensionati e giovani. E a proposito dei giovani, voglio finire il mio intervento con quello che dobbiamo fare per i nostri giovani. Ho detto che nei prossimi anni rischiamo l'estinzione se non diamo garanzia ai giovani di poter fare figli e per far riprendere l'economia del nostro paese su base anagrafica. Bisogna dargli un lavoro stabile ai giovani e una flessibilità in uscita agli anziani. È l'esatto contrario di quello che è stato fatto negli anni passati, quando si davano lavori socialmente utili ai giovani che sono diventati precarietà, e aumentando l'età per andare in pensione per gli anziani. Agli anziani, più che aumentargli l'età della pensione, perché fisicamente ci sono quelli che non ce la fanno, e sappiamo tutti i lavori usuranti quali sono, bisogna fare in modo di cambiargli le mansioni a una certa età per poter continuare a dare un contributo nel lavoro che si svolge. Un edile non può stare fino a 70 anni sul traliccio, perché cade. E invece di metterlo a parcheggiato sul giardinetto, la panchina del giardinetto, si può fargli curare il giardinetto, e sarebbe già un lavoro socialmente utile per gli anziani, non per... A proposito, nelle piattaforme digitali, siccome lo dico sempre, che il miglior ammortizzatore sociale sono gli anziani, i nonni e le nonne, che fanno il welfare aziendale facendo i babysitter. Non ho capito come mai non cominciano a mettere una piattaforma digitale per mandare i nonni e le nonne a 3 euro l'ora a fare babysitter nelle famiglie del nostro. No, non vorrei dargli un'idea. Se stabiliamo un contratto anche per tutti questi, è meglio. Guardate, mia moglie è cattolica praticante,
E all'inizio della mia attività a Roma, un giorno di un mese che non siamo andati in vacanza in Sicilia, ho detto facciamo l'estate romana. Ero all'isola Tiberina e mia moglie mi fa domani è l'Assunzione. E io per deformazione professionale di chi? Non essere blasfemo. Domani è l'Assunzione di Maria Vergine, perché ancora ha bisogno di lavorare. Il 15 di agosto. Quando sono ritornato, abbiamo fatto la prima segreteria unitaria, c'era Epifani, Angeletti e Pezzotta. Io ho detto, vi propongo di organizzare una festa per i disoccupati. Epifani mi fa, che hanno da festeggiare? Te lo dico io. Siamo in un paese dove abbiamo il 1° maggio festa del lavoro, l'8 marzo festa della donna. A proposito, mi fermo un attimo. Smettiamola come maschietti di soffocare per troppo affetto le donne. È ora di finirla. Anche perché si vendicano. Le pratiche di reversibilità le fanno le donne, ci accompagnano. Non stimolate le vendette. E bisogna evitare che la violenza dai bambini che vanno a scuola con il bullismo, che è prodromo per far diventare violenti quando si è più grandi. E come giustamente mi diceva ieri sera il padre di Salvo, e non fare come quelli che siccome hanno rimproverato tuo figlio vai a scuola e picchi l'insegnante. Ai miei tempi non succedeva. Succedeva l'esatto. Stavo dicendo, quindi il 1° maggio la festa del lavoro, l'8 marzo festa della donna, la festa della mamma, quella del papà, dei nonni, a quei tempi c'erano pure quelle delle zie di Berlusconi. Ho detto, noi possiamo offrire il 15 agosto come festa per i disoccupati, perché è l'Assunzione. Ai giovani che cosa gli possiamo promettere se non un lavoro stabile e non un reddito, diciamo, casalingo? Questo l'abbiamo già fatto con i lavori socialmente utili. Smettiamolo di preparare nuove forme di assistenza. Tutti dicono a mezzogiorno non essere assistiti, poi le forme che si promettono sono forme di assistenza. Bisogna richiedere il lavoro, e il lavoro per i giovani, perché così i giovani non se ne vanno dal nostro paese. L'unica cosa che ha messo d'accordo i giovani e gli anziani, che dal nostro paese, perché i giovani non trovano lavoro e gli anziani pagano troppo le tasse, se ne vanno assieme. Dobbiamo continuare a fare il sindacato che stiamo facendo. In tutte le elezioni dell'RSU, comprese quelle del pubblico impiego, siamo l'unico sindacato confederale che cresce e che argina i sindacati autonomi del nostro paese, che sono quelli che hanno consegnato a CNEL più del doppio dei contratti nazionali, per fare dumping con i contratti che noi rappresentiamo, perché cercano di avere via libera con gli imprenditori, che anche loro fanno dumping con le imprese che rispettano i contratti. Quindi non ci aspetta nessuno che la nostra sola volontà e determinazione di fare di meglio e di più per garantire il lavoro che noi rappresentiamo. E voglio anche raccomandarvi una questione del welfare, perché parliamo sempre delle differenze nel welfare e le differenze retributive delle donne con gli uomini. Sono andato a un convegno di farmindustria, è una categoria ricca, anche perché una volta che quando ho commissariato la UCM ho incontrato il dirigente di farmindustria e gli ho posto un problema che ce l'avevo qui nello stomaco da un sacco di tempo. Perché se ho la tonsillite, il medico mi prescrive 4 antibiotici, vado in farmacia, compro la scatola, ce ne sono 24, se a me ne servono solo 4. Se c'è una commissione che stabilisce la posologia, come? Il medico mi dice che me ne servono 4, perché devo prendermi? Poi ci fanno la campagna contro per dire
i cittadini italiani hanno gli armadietti pieni di medicine scadute. Certo, non è che mi deve venire la tonsillite ogni mese per sciupare tutti gli antibiotici. Quindi una categoria ricca. Però lo sapete che welfare hanno realizzato? Asili nido aziendali. Parruccheria all'interno della fabbrica. Supermercato all'interno della fabbrica. I premi di produzione, che giustamente sono legati alla presenza, per le donne devono essere depurati dai periodi ciclici e dai periodi di assistenza ai figli e ai diciamo, familiari, perché se no quelli sono gli elementi che fanno calare la retribuzione delle donne e che poi fanno calare le pensioni delle donne. Cerchiamo di tenerle in mente quando andiamo a fare contrattazione di secondo livello e quando andiamo a fare contrattazione di welfare. Non c'è bisogno di prenderci buoni di benzina. La benzina ognuno se la compra per i fatti suoi, ma bisogna fare in modo che nel nostro paese le donne e gli uomini abbiano la garanzia di poter continuare a lavorare senza avere tutte le sovrattasse. Noi quando ci siamo chiamati sindacato dei cittadini, perché ci siamo chiamati sindacato dei cittadini? Perché quello che conquistavamo dentro i luoghi di lavoro, come uscivamo dal luogo di lavoro, perdevamo tutto perché ci facevano pagare pure l'aria. E oggi è ancora peggio di prima. Se una donna abita a Roma e deve mandare un figlio all'asilo nido, deve pagare 600 euro. Se ne guadagna 500, fatemi capire come fa a mandare un figlio. Voi avete pure detto gli orari in vari settori, quindi c'è di tutto di più. Io sono, come ho detto, ottimista. L'unità sindacale è un bene che perseguiamo tutti i giorni. Faccio qualche fatica con le mie consorelle perché mi costringono sempre a dover discutere. L'unità di cui parliamo noi è l'unità delle idee innanzitutto. E non ci deve essere nessuno che ha la maggioranza assoluta e nessuno che abbia il diritto di veto. Solo così possono andare avanti le idee, non perché le ha pensate qualcuno e bisogna ostacolarle perché diventano patrimonio di tutti. Bisogna invece fare in modo che diventino patrimonio di tutti. Io sono convinto che la UIL continuerà a mietere successi. Probabilmente l'unità sindacale sarà più facile quando saremo la prima organizzazione. E grazie a voi ci diventeremo. Grazie a voi. Noi diventeremo il primo sindacato di questo paese e grazie a voi ci batteremo per migliorare le condizioni dei lavoratori, dei pensionati e dei nostri giovani che non devono andarsene dal paese. Buon lavoro a tutti.